Salve a tutti da Wolf Show, oggi vedremo come innescare il pallet con l'elastico. Questo è il pallet con elastico. Questo è l'elastico. Questa specie di esca è una derivazione inglese ed è molto utile se si pesca con il pallet a galla, a mezz'acqua o a fondo, o si vuole provare ad insidiare pesci sospettosi. Ora andiamo a vedere come si innesca. È un'esca dura, quindi non la possiamo innescare sull'amo. Per questo c'è un elastichetto. Noi abbiamo il nostro artiglione e lo conficchiamo, lo facciamo passare attraverso il nostro elastico e lo mettiamo così. Su questi ami grandi ne possono servire anche due, uno tagliato in ridotte dimensioni. E anche questo lo facciamo passare in questo modo. A seconda del tipo di pesce che vogliamo prendere, cambiamo sia amo che esche. Se invece lo vogliamo mettere su un amo piccolissimo, questo io uso di solito, facciamo lo stesso procedimento. E lo tiriamo su in questo modo. Il pallet è una semplice pastura pressata con elementi non soliti al pesce, come il mais, la canapa, la soia, la farina e altri cereali. Se ne innescano uno o due pezzi a seconda della grandezza dell'amo e del pesce che vogliamo prendere. E queste esche sono molto comode perché non sono esche vive come i bigattini e le possiamo portare sempre con noi. Per oggi è tutto, commentate, votate, iscrivetevi al canale, visitate la mia pagina Facebook, visitate il mio secondo canale e ci vediamo venerdì al prossimo video tutorial. Ciao a tutti!